Io vado a Tokyo. Io vado a Miami. Io vado ad Osaka. Io vado a Vancouver, British Columbia, Canada. Come ambasciatore del design italiano, il 2 di marzo andrò in Olanda, a Eindhoven. Sono stato destinato a San Francisco. Io vado a Tokyo. Io ho scelto questa destinazione perché fino a qualche anno fa, forse non vi ricorderete, quando ero piccolo io si diceva: ma guarda quello, copia come un giapponese. Bene, oggi i giapponesi sono leader estetici, cioè tutte le novità veramente importanti e sostanziali arrivano da lì. Questo lo dico perché io sono contro qualsiasi tipo di preconcetto. Quindi cerchiamo di ribaltarli sempre, siamo italiani. Io vado a Miami, dove certamente già da molti anni, direi da decine di anni, c'è questa cultura del design e della qualità. È una città che assomiglia un po' a degli elementi comuni anche con la way of life italiana, perché c'è questa idea dello stare in ambienti di qualità, dentro materiali di qualità, e quindi credo che non sarà un compito difficile raccontare quello che il sistema design, il design italiano fa da sempre. Io vado ad Osaka e sono molto felice perché il design giapponese è tra i più vicini alla sensibilità italiana, ma anche perché l'Italia è stata molto accogliente con numerosissimi designer giapponesi, contribuendo al loro successo. A Osaka, infatti, incontrerò Kita, che ha un legame speciale con Milano e con l'Italia, e mi piace moltissimo questa iniziativa proprio come ruolo di trade union tra l'Italia e il mondo nel segno del design. Io vado a Vancouver, British Columbia, Canada. Clima freddo solo sulla carta, ma in verità sicuramente sarà molto caldo, perché credo che l'Italian Design Day sia un'occasione straordinaria per parlare del mondo del design italiano a tutti gli altri enti, persone coinvolte. E quindi andiamo con grande entusiasmo, con grande motivazione, e speriamo che questa sia la prima di molte occasioni. Come ambasciatore del design italiano, il 2 di marzo andrò a Eindhoven, in Olanda. Io credo che il messaggio principale di questa iniziativa sia quello di portare una parola di bellezza nel mondo intero. Sono convinto che sarà la bellezza a salvare il mondo, e quindi più che parlare di design, più che parlare dell'Italia, credo che tutti noi dovremmo impegnarci a testimoniare questo mondo senza frontiere, dove tutti possono spostarsi e viaggiare. Sono stato destinato a San Francisco, porterò i valori del design italiano in quel luogo così lontano dalla nostra America. E mi piace pensare che il design è un enzima positivo, un enzima di pace, un enzima di qualità e di bellezza che l'Italia può esportare in tutto il mondo.